Lando, come va? Bene? Tutto ok? Che operazione stiamo facendo? Stiamo facendo... Vai, Beta, prima si utilizzava per fare... insomma, per scaldare il forno e tante cose. Ora i forni non ce n'è più e purtroppo vanno bruciati. E poi vicino ci si fa stringere, ci si scalda e poi si riparte. La concimazione viene fatta con concime organici, pallettizzati, che ammessi nell'agricoltura biologica. Questo ci permette di dare un prodotto sì, a base naturale e che a lento rilascio di sostanze nutrienti per tutta la stagione dell'olivo, che inizia appena. Biologica, non è adatto per proprio le coltivazioni biologiche. Allora, siamo qui, ci si apprestiamo a degustare l'olio Laudemio, annata 2010, è l'annata che è ora in commercio, l'ultima annata è un'annata che ci ha dato soddisfazione sia dal punto di vista di produzione dell'olivo e della qualità dell'olio. L'olio per la degustazione deve avere una temperatura di circa tra i 25 e i 28 gradi, per questo per fare sentire meglio sia i profumi e odori e anche se ci sono dei difetti, insomma. E sentiamo già in bocca un bel piccante abbastanza lungo, un sentore di amaro non eccessivamente, diciamo, che non dà noia, e questo piccante che veramente è tipico dell'olio delle olive toscane, che veramente è la caratteristica fondamentale. Altri sapori, ci viene confermato anche in bocca il sentore di carciofo, e questo praticamente sono tutti profumi e odori che certificano la qualità di quest'olio. Allora, benvenuti in quest'ultima fase invernale dell'Audemio che finisce con la nostra casa a Firenze. Sì. Casa dove ci troviamo ora è situata in una parte di Firenze accanto alla chiesa di Santo Spirito fatta da Brunelleschi, che dove i Frescobaldi sono circa dal 1200, per cui sono
sono 800, più di 800 anni. Ed è una specie di miracolo, trovo, oggigiorno, di poter avere una famiglia che è rimasta nello stesso luogo da tanti secoli. La casa ha subito delle trasformazioni, per esempio questo appartamento di affreschi, eccetera, sono stati fatti nella seconda metà dell'Ottocento. Qui ci abitava la nonna di mio marito, quando io abitavo in campagna, vicino a Nipozzano, che voi conoscete. E poi siamo venuti a stare in città circa negli anni 73, circa, per cui 35 anni fa, e d'inverno siamo sempre qua. Poi d'estate, quando fa troppo caldo, andiamo qualche mese in campagna. Che il principe Carlo è un grande appassionato dell'Audemio, anzi, per dire la verità, ogni anno, in novembre, per il suo compleanno, io gli mando dell'Audemio fresco di produzione, appena franto. E lui è appassionato, lui dice che la miglior ricetta del mondo è pane con l'Audemio sopra e parmesan cheese. Per cui anche quest'anno gliel'ho mandato, glielo mando sempre, ogni anno gli mando l'Audemio. Vede, questi per esempio sono dei quadri di antenati, fatta da un pittore che si chiama Gabbiani, nella fine del 600, e può qui vedere, c'è scritto Carlo Frescobaldi, perché appunto era un antenato. Poi ci sono, questo è un quadro molto bello di un seguace del Perugino, un quadro che non è mai stato restaurato, per cui ha una condizione molto bella. Poi abbiamo una collezione di porcellane cinesi, blu e bianche, che a me piacciono molto. Abbiamo queste console che sono interessanti, che sono toscane, sono delle console toscane, appunto scolpite. Poi qui invece abbiamo un piccolo salotto con tutti i quadri dell'Ottocento, tutti i quadri dell'Ottocento toscano, macchiaioli. Questo è un piccolo salottino, quando questa, che era la nonna di mio marito, si sposò con un Frescobaldi, fece questo piccolo salottino e mise lo stemma Frescobaldi lì e il suo stemma. E allora io ho voluto tenere il ritratto di questa nonna in questo salottino, proprio per ricordare lei. E i quadri invece sono tutti dell'Ottocento, sono dei quadri, molti sono della mia famiglia, per dire la verità. Qui c'è carino un quadretto che si vede di Nipozzano, il cortile di Nipozzano. La cosa allegra di questo palazzo è che è tutto sul giardino, un giardino che appunto fu regalato, parte di questo giardino, nel 1460 a Brunelleschi, che costruì la chiesa di Santo Spirito, dove i Frescobaldi hanno degli altari, hanno due altari, e dove c'è anche un affaccio dalla chiesa che si può, dalla casa che si può vedere in chiesa, per cui è una casa molto allegra e c'è sempre sole. E per me, che venivo dalla campagna, perché ho vissuto 18 anni sempre in campagna, allora è stato bello venire qua, perché è una casa grande, piena di luce, non ho sofferto di andare a stare in città, ecco. Si vede la chiesa, vedi, c'è lo stemma Frescobaldi e poi la chiesa dentro, e qui è meraviglioso la chiesa.
perché i Frescobaldi nel 1400 avevano dato tanti denari per costruire la chiesa e anche parte del terreno del loro giardino, per cui avevano dei privilegi, e uno dei privilegi era di poter ascoltare la messa dalla loro casa. Allora avete visto un po' di storia della famiglia Frescobaldi, un po' delle loro terre, un po' delle loro case, e credo che potete capire che dietro all'Audemio non c'è solo un olio di qualità, ma c'è anche una storia di una famiglia, una storia di una città come Firenze, una storia di una nazione come l'Italia. Allora io spero che quando assaggerete il Laudemio ricorderete tutto questo. Grazie.